riuscirà a fare. Purtroppo va, fa un errore. Fa un errore, Luca va in testa coda, riesce a recuperare, però ormai il giro è da bruciare. Quindi vediamo se nel prossimo giro no, si ferma Risi. Quindi spostiamoci sulla seconda posizione di Barabba, vediamo se lui invece riuscirà effettivamente a migliorarsi e non combinerà un pastrocchio come ha fatto Lorenzo si stava anche migliorando, stava facendo veramente un ottimo giro. Tanto siamo riusciti a riavere il live timing, purtroppo aveva avuto una disconnessione, sembra essere ripartito, quindi avremo, almeno io avrò più dati da segnalarvi. Intanto vedete come Barabba sta facendo esplare il gruppo, sicuramente per poi lanciarsi in questo giro. Andiamo a seguirlo on board, sono sempre un piacere vedere queste vetture in almeno dalla visuale del pilota. Barabba si è lanciato, siamo vicini al primo settore, vediamo se riesce a abbassare il tempo fatto segnare da Risi, anche se i due sono distanziati da qualche decimo di troppo, è in ritardo di due decimi. Vediamo il suo punto debole rispetto a Luca, è proprio il settore centrale, vediamo se riuscirà a fare un piccolo miracolo e se invece non riuscirà a farlo. Vediamo nel settore centrale se riesce a migliorarsi. Intanto segnalo un contatto con il muro da parte di Mirko Fortuna in terza posizione. Vediamo adesso, purtroppo il ritardo fatto dal segnale da Barabba è eccessivo, siamo sui 6 decimi e non riuscirà senz'altro in questo tempo a... No, scusate, Barabba ha fatto segnare il miglior settore centrale, quindi vediamo se adesso riuscirà a far segnare un buon tempo, invece no, va a perdere tutto nell'ultimo settore. Peccato perché aveva fatto segnare veramente un tempo eccezionale in quello centrale. In realtà no, il live timing mi sta beffando, non aveva fatto registrare nessun tempo eccezionale nel settore centrale, si sta migliorando adesso nel primo settore, sta migliorando anche Lorenzo a quanto sembra, il live timing non sta nuovamente mentendo, quindi i due sono da seguire a poco meno, a pochi secondi dallo scadere di queste qualifiche. Una lotta alla pole position, i due stanno spingendo veramente al massimo, Lorenzo non riesce a migliorarsi, fa registrare un tempo di 1:18:03, Barabba è a soli 7 centesimi dalla pole position, vediamo se riuscirà a fare un mezzo miracolo, ma aveva compiuto in precedenza nell'ultimo settore soppiare proprio all'ultima curva la pole position di Lorenzo, è il limite anche lui qui in uscita per avere una migliore accelerazione, vediamo se riesce a soffiare la pole position, invece non è così, non riesce, fa fermare il cronometro in 1:18:01 e quindi purtroppo non riesce a conquistare la prima posizione di Lorenzo. Facciamo un breve riassunto della classifica attuale. In prima posizione abbiamo Lorenzo Risi, seguito da Barabba. In terza Mirko Fortuna, Bastinaso in quarta, quinto Franco Toma, in sesta Luca Racali, settima David Consolaro. Poi troviamo Alessandro Magri, Michele Abrami, Mauro Mariani, Angeli Selio, Lucchini, Michele Borghesani, Mimmo Bettinelli, Alberto Baccino, Alessandro Tomalken, Tomaello. E poi con Alessandro Tomaello si chiude il gruppo. Quindi 16 vetture sullo schieramento questa sera, adesso ci saranno i 5 minuti di warm up per poi avere la gara vera e propria, per poi avere l'inizio della gara vera e propria
da parte dei piloti. Ricordiamo, saranno 29 giri da fare su questo tracciato, e per chi non si volesse sorbire, diciamo così, questo warm-up, la gara dovrebbe iniziare tra poco meno di 5 minuti. Warm-up, ricordiamo, i piloti lo usano essenzialmente per riprendere conoscenza, diciamo così, con le proprie vetture a pieno carico. Tra poco si dovrebbero aprire, tra pochi secondi si apriranno i box. Vediamo che Toma è già uscito e seguiamolo momentaneamente in onboard. Torno un attimo a riprendere la parola per farvi segnalare come nel corso della settimana il più veloce sia stato Arisi, seguito proprio da Barabba. I due hanno fatto segnare il miglior tempo proprio questa sera. Mentre aveva fatto registrare un buonissimo tempo Marco Di Stefano con la McLaren, seguito da Mirko Fortuna e Thomas Giacomelli. Marco Di Stefano e Thomas Giacomelli hanno solamente provato queste vetture, non si sono registrati, non si sono fatti presenti in questa gara. Comunque avevano fatto registrare ottimi tempi, tutti e due al di sotto del tempo dell'1.19, del muro dell'1.19. Intanto abbiamo visto Toma come ha dovuto cambiare settore per non andare a impattare un'altra vettura. Stavo per elogiare l'ottima tenuta di strada da parte dei piloti, anche perché queste vetture, ricordiamo, sono molto instabili, soprattutto in frenata, dove si ha bisogno di dare un colpettino di gas a ogni scalata, altrimenti si perde eccessivamente il controllo posteriore, e anche in accelerazione si deve avere veramente un piede molto leggero, altrimenti la macchina scoda eccessivamente. Intanto andiamo a vedere che la prima posizione è attualmente nelle mani di Mirko Fortuna, con un tempo di 1.21.500 millesimi, seguito da Michele Abrami, che è distanziato da più di mezzo secondo. Quindi Mirko Fortuna sembra avere un buon passo anche per la gara.
Andiamo adesso, è praticamente finito il warm up, sono pochissimi in pista. Andiamo a inquadrare Angelo Di Celio, che è in pista, uno dei pochi, anche perché sta finendo il warm up, ha fatto registrare un tempo alto nel primo settore. Vediamo il secondo, alto anche il secondo, più o meno riesce a mantenere il distacco, aveva accumulato nel settore nel primo settore, il distacco è intorno al secondo, mancano ormai poco più di 20 secondi al termine di questa scusate, di questo warm up, per poi vedere il via vero e proprio della gara. Ricordiamo 29 giri. Elio aveva fatto registrare il miglior suo settore centrale, anche il miglior ultimo settore, aveva addirittura accorciato il distacco, facendo addirittura registrare il terzo tempo in questo warm up. Quindi, se non avesse fatto un grave errore nel primo settore, sicuramente avrebbe potuto togliere ulteriori decimi. Quindi è probabile abbia un passo molto vicino a quello di Michele Abrami, che attualmente è in prima posizione. Ricordiamo però che non abbiamo visto tempi interessanti da parte dei big, né di Lorenzo Arisi, né di Barabba, né di Racali, Bastinazzi, via via, tutti gli altri che hanno fatto registrare, che si sono collocati nei primi 5 della qualifica. Mi sto intortando stasera anch'io, e vediamo se riusciranno ad effettuare un mezzo miracolo in gara. Si stanno schierando adesso i piloti, manca pochissimo al via. Vediamo, ci dovrebbe essere senz'altro il giro di schieramento, se non ho toppato ulteriormente. Sembra proprio di sì, sembra che i piloti stiano facendo un giro di schieramento. Ricordo, mi scuso anche per questa telecronaca non perfettamente preparata. Comunque sì, ci dovrebbe essere il giro di schieramento. Vediamo adesso che cosa riusciranno a fare i piloti. Il gruppo è compatto, stanno riscaldando le gomme. Ricordiamo scusate, Lorenzo Arisi in pole position, seguito da Barabba e Mirko Fortuna. I tre hanno ottenuto il podio virtuale, scusate, in queste qualifiche. Vediamo se riusciranno a migliorarsi. Ricordiamo che per la classifica sicuramente è importante seguire Toma e Abrami. Toma è notevolmente avanti Abrami. Toma potrebbe ulteriormente guadagnare ulteriormente terreno sul suo diretto avversario, che è molto indietro in classifica, almeno per quanto riguardano le qualifiche. I piloti si stanno schierando in questo istante. Vediamo, si sta schierando adesso Lorenzo Arisi un po' troppo avanti sulla piazzola, infatti ha dovuto inserire la retromarcia. Ancora non si è trovato nel migliore dei modi Lorenzo. Vediamo, si dovrebbero adesso accendere i semafori, anche se mancano ancora qualche vettura, si doveva schierare, vedete lì indietro. Scusate per questo errore di inquadratura. C'è problemi nello schieramento delle vetture, vediamo ancora manovre, quindi qualcuno non si è schierato correttamente. Vediamo una macchina rientrata ai box. Partono adesso
ufficialmente la gara, si stanno accendendo i semafori, potete vedere in sovraimpressione, scatta il verde, scatta perfettamente Lorenzo Arisi e ricordiamo è in prima posizione, deve riuscire a mantenerla, spira via via tutto il gruppo, non vediamo contatti fra le vetture, tranne qui una vettura che si sta pian pianino fermando. In prima posizione sempre Lorenzo Arisi che è assedato da Barabba. Barabba sta cercando di mantenere un contatto con il suo diretto rivale. Vediamo se riuscirà nel suo intento. Cercherò di tenere, di segnalare ogni tipo di duello, ma da soli è letteralmente impossibile. Vediamo che in quarta posizione Toma è riuscito a scavalcare Luca Racali, quindi Toma è riuscito a guadagnare la quarta posizione, ma ha fatto un errore. Andiamo a vedere il replay, la sua onboard ha avuto un errore, ha toccato l'erba e è uscito di traiettoria, ha perso ben tre posizioni, quindi adesso è, scusate, quattro posizioni, quindi adesso è in ottava posizione. Vedremo se riuscirà a migliorarsi, a recuperare, ma vediamo, va ulteriormente largo e perde ulteriori posizioni, quindi gara sfortunatissima per Toma. Come potete notare le mie gufate arrivano sempre, l'avevo preannunciato come uno dei papabili protagonisti di questa gara e poteva addirittura secondo me chiudere qui il campionato, ma tutto si è riaperto, quindi gara tutta in salita per Toma, adesso deve riuscire a sorpassare e sopravanzare le due vetture che lo precedono. Sta tentando il sorpasso, di farsi vedere all'esterno, adesso alla traiettoria interna i due che lo precedono vanno in contatto e lui riesce a sfilargli molto egregiamente all'interno. Quindi a riportarsi in quarta posizione. Andiamo invece un po' più avanti dove vediamo che Barabba ha conquistato la prima posizione ed è seguito da Mirko Fortuna, quindi abbiamo perso, diciamo così, Lorenzo Arisi, perché in terza posizione troviamo momentaneamente Luca Racali seguito da Toma. Poi abbiamo in quinta Magri che si deve difendere dal suo compagno di squadra Mariani, almeno in questa gara, che si sta facendo vedere sugli specchietti, e Magri a sua volta non ha perso il contatto con Toma, quindi è sempre in lotta per la quarta posizione. Vediamo, questo è un trio sicuramente molto interessante, si fa vedere all'interno Mariani, sfrutta sempre la scia di Magri, sembra essere un pochino più veloce di punta, invece Toma là davanti che non sfrutta nemmeno la scia della vettura che precede, quindi molto probabilmente più veloce per quanto riguarda appunto la velocità di punta. Toma, vediamo Toma ancora una volta largo là davanti, Mariani è forse quello che ha la traiettoria più stretta del terzetto, si fa vedere adesso all'esterno su Magri, stringe molto la traiettoria, si fa vedere all'interno, forse vuole sfruttare la staccata con giù in fondo al rettilineo, ma è veramente molto pericolosa. Intanto, come potete vedere in sovraimpressione, attenzione, un traverso micidiale fatto da Toma, che adesso si deve difendere, sono diventate quattro le vetture, insieme a loro si è portato anche Lorenzo Arisi, che è slittato dalla prima posizione, e Toma adesso ha perso la quarta posizione ai danni di Magri, e adesso è insidiato da Mariani che si deve anche difendere dal tentativo di sorpasso di Arisi. Andiamo a seguire l'onboard di Arisi è sicuramente, forse almeno per quello che credo,
è più veloce di 4, si fa vedere all'interno con una staccata da urlo, si butta all'interno su Mariani. Adesso sembra essere più veloce, di aver più velocità di Toma, e sempre all'interno, sfruttando la maggior velocità di punta, riesce a superarlo sui rettilineo, quindi cosa alquanto rara almeno in questa pista, e si porta così in quarta posizione perché riesce a sorpassare Magri per via di un suo errore, che adesso è in settima posizione e si deve difendere da ormai da deve attaccare Borghesani, che è riuscito a sfidarlo e a giudicarsi l'ottava posizione. Si deve anche difendere però da Lucchini, che è in nona posizione. Intanto là davanti aveva fatto un po' il vuoto Barabba, portandosi in prima posizione, però nell'ultimo giro Mirko Fortuna è riuscito a guadagnare 4 decimi, facendo registrare il giro record. Da segnalare anche il distacco che c'è fra Lorenzo Arisi e Luca Racali, i due sono distanziati da poco meno di 9 secondi, anche se Luca Arisi adesso sta facendo registrare migliori intertempi nel primo settore, ha fatto registrare miglior primo settore assoluto in 23 secondi e 7, quindi Arisi dopo il grave errore sta spingendo veramente al massimo per recuperare e per attigliare il podio. Intanto abbiamo visto come Toma abbia fatto letteralmente impennare la sua vettura, non sembra avere tutte le possibilità per distanziare Mariani, che è in sesta posizione, quindi dovrà sicuramente tenere sotto controllo il suo diretto rivale, che si sta avvicinando. Come più indietro vediamo Magri si sta avvicinando a Borghesani. Andiamo a seguirlo on board. Intanto Luca Arisi ha fatto segnare il giro record in 1:19.4, guadagnando addirittura un secondo e tre da chi lo precede, Luca Racali. Ricordiamo, adesso il loro distacco è al di sotto degli 8 secondi, quindi passo gara veramente disumano di Luca, sta spingendo veramente al massimo per recuperare di Lorenzo, per recuperare su Luca. Intanto andiamo a vedere più indietro, vediamo che Magri sta tentando di conquistare la nona posizione di la settima posizione di Borghesani. Borghesani sembra essere più veloce di punta, anche se si impenna letteralmente l'Alfa Romeo quello sbalzo, lo stesso problema che penalizza anche il compagno di squadra Toma, l'abbiamo visto. Mentre cerchiamo di vedere se ci sono ulteriori scontri in pista, senz'altro è da segnalare un ulteriore guadagno da parte di Mirko Fortuna di 2 decimi su Barabba. I due fanno un po' un tira e molla, il loro distacco è sempre sull'ordine dei 2 secondi, mentre Lorenzo Arisi è riuscito a guadagnare ulteriore tempo su Luca Racali. In questo giro ha guadagnato 1:07, due, quindi sta veramente spingendo al massimo per riuscire a guadagnare terreno. Il distacco più vicino di tutti è quello che stiamo guardando in questo momento, ovvero fra Magri e Borghesani. Vediamo che Magri però adesso ha fatto un lungo, quindi ha perso ulteriore terreno, però alle sue spalle si sta ormai avvicinando Lucchini, che può godere finalmente della sua scia, e quindi vedremo che cosa riuscirà a fare. Tenta di allontanarsi da Mirko Fortuna Barabba, facendo registrare il record nel primo settore, ma Mirko Fortuna subito risponde nel settore centrale e annulla tutto ciò che aveva guadagnato il leader della gara fino a questo momento. Vediamo come ci sia un tira e molla anche tra
questi gruppi un pochino più indietro. Vediamo come mai adesso si sia notevolmente riavvicinata a Borghesani. Davanti non ci sono duelli che ci possono fare impensierire a un duello. Questo è l'unico trenino abbastanza vicino che forse ci può regalare qualche emozione. Intanto là davanti si stanno dando battaglia, sono decisi record. Da segnalare che Lorenzo Ariesa ha guadagnato nuovamente un secondo e due decimi su Luca Reale. Adesso i due sono distaccati da soli 5 secondi, mentre Barabba sta veramente spingendo al massimo nel tentativo di distanziare Mirko Fortuna, ma ciò che guadagna uno in un settore lo riperde nell'altro, quindi i due nel complesso hanno un passo gara veramente molto simile e vanno a guadagnare, mantengono il loro distacco sempre sull'ordine di 2 secondi. Intanto vediamo che Magri tenta di farsi vedere su Borghesani. Borghesani invece chiude la porta senza troppi problemi, ma si fa vedere, diciamo così. Intanto Barabba per la prima volta ha guadagnato su Mirko Fortuna in prima posizione, facendo registrare un guadagno di 4 decimi, ma senz'altro il più veloce in pista è senza dubbio Lorenzo Arisi, che ha guadagnato quasi 2 secondi, 1 secondo e 9 in questo giro su Luca Reale. Adesso i due sono distanziati a 3 secondi e mezzo, quindi sta spingendo veramente al massimo Lorenzo per guadagnare questo terzo posto. Vediamo se ci sono altri duelli oltre a quello inquadrato, sicuramente a tenere sott'occhio Toma Mariani, ma i due sono distanziati da quasi 4 secondi. E più indietro invece possiamo andare a inquadrare Baccino, anche se abbiamo visto un errore da parte di Magri. Andiamo a rivedere il replay, che in una staccata, facendosi vedere all'interno, è andato a impattare sul suo compagno di squadra. I due hanno perso sì notevoli posizioni. Intanto dicevo che più indietro, in undicesima posizione, c'era appunto un duello molto vicino fra Baccino e Consolare, che però è riuscito a guadagnare la nona posizione sopravanzando Magri per via anche del suo errore. Adesso ha davanti a sé Mariani in ottava, che anche lui è stato protagonista di quello scontro tra compagni di squadra e quindi potrebbe guadagnare ulteriore tempo. Intanto Luca Ricci ha fatto segnare nuovamente il giro record in 1:19:02, guadagnando un secondo e 6 su Luca Racali. Adesso il distacco fra i due di 2 secondi e 5, anche se ha fatto un piccolo erroretto Lorenzo proprio in questo settore. Ma andiamo a rivedere il sorpasso che non avevo egregiamente commentato su di Consolare su Mariani. Mariani aveva fatto un traverso incredibile per recuperare la sua vettura e Consolare all'interno senza troppi problemi è riuscito a guadagnare così l'ottava posizione e addirittura ha già guadagnato un po' di margine. Ricordiamo che in questo istante Consolare dovrà recuperare ben 10 secondi su Lucchini per riavvicinarsi alla settima posizione, ma sembra essere molto più veloce, addirittura più di un secondo a giro, quindi è probabile vedere una rimonta in stile quella di Arisi che sta compiendo in questo momento. Andiamo appunto a spostarci in quarta posizione allora su Arisi e seguiamo la sua onboard. Veramente merita vedere questo ragazzo, perché sta spingendo veramente al massimo. Adesso, come potete vedere, è veramente molto vicino su Luca Racali. Vediamo se riuscirà in pochissime curve a sopravanzarlo. Non è detto, però, rispetto al passo che ha finora mostrato sembrerebbe proprio di sì. Intanto ringrazio tutti coloro che mi stanno seguendo, vedo sono sempre circa intorno ai 20 telespettatori, quindi sono molto contento di coloro che ci stanno seguendo e mi scuso se forse la qualità non è al massimo,
del servizio, non tanto per la qualità video audio ma per la telefonanza per sé, ma stasera sono da solo, quindi si dura un pochino più fatica nel commentare. Intanto Arisi si sta facendo vedere su YouTube, di scarico di Luca, adesso è veramente molto vicino, deve solo trovare lo spazio per tentare il sorpasso. Si fa vedere all'interno nella prima curva, nuovamente si fa vedere all'interno, va sull'erba, attenzione, arriva molto lungo, va quasi al contatto con Luca, i due si sono sfiorati, è stato un miracolo se non si sono toccati, quindi tutto da rifare per Lorenzo, è abitato a miracolo il contatto. Andiamo a vedere il replay, eccolo qua, ha esagerato, sui dosso si è ritrovato sull'erba e ha beccato il cordolo. Per fortuna i due non hanno fatto un mega incidente, anche se si sono agganciati, però non sembra aver riportato gravi danni né una né l'altra macchina, e meglio così, perché così potremmo vedere un maggiore spettacolo. Intanto andiamo a segnalare qui indietro che ci tengo almeno a segnalarlo io personalmente, che David Consolare sta facendo una rimonta pazzesca su Lucchini, attualmente in sesta posizione. I due sono distanziati da 6 secondi, ma si fa all'interno. Abbiamo visto un errore di Racali. Andiamo a vedere il replay. In un doppiaggio aveva perso la traiettoria interna a discapito di Lorenzo, e ha fatto una staccata eccessiva, la macchina gli è scodata, è andata in sovrasterzo e non è riuscita a recuperarla, e ha perso non ha perso niente, scusate, è in quarta posizione, seguito in quinta da Toma. Vedremo se Toma riuscirà a recuperare qualcosina su Luca. Intanto i primi due sono sempre, anzi il distacco tra i primi due è aumentato. Dubito che in 17 giri riuscirà Lorenzo Arisi a guadagnare ben 13 secondi su Mirko Fortuna, però comunque sia in questo giro ha già guadagnato 4 decimi. Mi sposterei invece in ottava posizione su Consolaro, che sta spingendo veramente al massimo e sta vedendo ridursi il distacco fra sé e Lucchini. Adesso i due sono distanziati da soli 5 secondi, guadagna più o meno un secondo e due a giro in media David, quindi potrebbe addirittura attaccare la settima posizione di Lucchini, e se ha fortuna, perché no, anche la sesta posizione di Borghesani, che entrambi girano sugli stessi tempi e sono distanziati da circa 2 secondi, quindi un secondo e mezzo in questo caso, quindi potrebbe veramente fare una bella gara, almeno per il momento David, fare una mega rimonta. Purtroppo non ci sono duelli in pista, quindi continuerei a seguire con le telecamere David, e sta facendo veramente un'impresa anche lui, proprio come Lorenzo, che a pista libera fa segnare il miglior giro di gara, facendo registrare un tempo di 1:19:0, guadagnando addirittura un secondo e due su Mirko Fortuna, che è attualmente in seconda posizione. Quindi sicuramente chi sta spingendo al massimo e sta facendo vedere un ottimo passo è senz'altro David Consolaro e Lorenzo Arisi. David gira su un passo di 1:21 bassissimo, e 0 in questo caso, contro l'ultimo giro in 1:24:05 di Lucchini. E adesso David, come potete vedere, sta iniziando a vedere la sagoma di Lucchini. Lucchini sembra aver inserito la retromarcia, più che altro i tempi un po' di tutti si sono alzati nel primo settore, tranne che per Arisi, che sta veramente continuando a spingere come un matto. Fa segnare il suo miglior settore centrale David, sta veramente spingendo al massimo, ormai sa che Lucchini lo può riprendere, ma sicuramente tenterà anche una ripresa su Borghesani, però ha iniziato a spingere veramente adesso, e ha un distacco di 5 secondi che è riuscito ad accumulare per via di un errore di Lucchini.
Lucchini, che come potete vedere dalla macchina di Consolaro sta per essere ripreso e probabilmente anche sorpassato, visto il passo gara finora dimostrato da Consolaro. Siamo a metà gara, scusate, aspetta, calcolatrice. Siamo a metà gara, vedremo se riuscirà a tentare il sorpasso anche su Borghesani, ma ricordiamo dovrà recuperare ancora 5 secondi. Tanto si fa vedere all'esterno, scusate, Consolaro adesso cambia settore, si fa vedere all'interno, deve difendersi Lucchini, anche se sembra è senz'altro molto più lento. Lucchini sta spingendo veramente al massimo per non farsi riprendere, ma si è praticamente fatto da parte. E si è fatto sopravanzare da Consolaro, lasciandogli vita facile, e così Consolaro riesce a guadagnare la settima posizione e va senz'altro ad insidiare la sesta posizione di Borghesani, se riuscirà a colmare il ritardo di 5 secondi e mezzo oramai. Intanto primo giro a rilento da parte di Luca Risi dall'inizio della gara, in 1:25.9, ha fatto senz'altro un incredibile errore. Cerco di risalire di capire qual è stato magari il settore in cui ha letteralmente sbagliato o cannato, potremmo dire. Comunque ha sbagliato nel settore centrale, più veloce, dove si paga ogni piccola imperfezione. Quindi Lorenzo deve stare attento, purtroppo per lui, dopo il grave errore in partenza e purtroppo ci siamo persi, non è riuscito a è riuscito a ritornare sul podio, almeno quello virtuale, però non è riuscito più a insidiare le primissime posizioni, che comunque appartengono a Mirko Fortuna e Barabba, che stanno spingendo veramente al massimo, stanno facendo un ottimo passo. Intanto sembra ci sia stato un errore di Toma, infatti Toma è retrocesso addirittura in settima posizione e cerchiamo di risalire all'errore. Scusate se me ne sono perso, purtroppo è stato un errore in accelerazione. Ha tentato il controsterzo tutto e per tutto, però non è riuscito a recuperare. Si è portato alle spalle di David che così ha guadagnato la sesta posizione e sta spingendo adesso perché potrebbe guadagnare, ricordiamo, la quinta posizione. Se riesce a recuperare ormai poco più di 3 secondi su Borghesani, e sembra proprio di sì. David sta facendo forse la gara della sua vita, non gliela vorrei gufare, in questo sono un abile maestro, ma sta veramente spingendo al massimo. I due sono distaccati adesso da 2 secondi e 5. Cerco di farvi una radiocronaca degli intertempi, perché sono sempre molto piacevoli, ma ricordiamo, per chi volesse seguire gli intermedi, basta sopra la telecronaca potrete vedere una lista di pulsanti, di comandi, dove a un certo un comando si chiama Hot Laps and Live. Se cliccate su quello potrete, vi si aprirà un pannello con tutti i server aperti a disposizione del nostro portale, e se cliccate ovviamente sulla gara di stasera potrete vedere in diretta, con lo scatto di 2 o 3 secondi, il tempo fatto da registrare da tutti i nostri piloti. Quindi vi consigliamo di associare sempre alla telecronaca anche quel servizio, per avere un servizio più completo possibile. Intanto Consolaro sta facendo l'impossibile per recuperare su Borghesani. Adesso i due sono distaccati da 1 secondo e 7.
ha guadagnato 3 decimi nel primo settore e adesso ha guadagnato 9 decimi nel settore centrale con Solaro. È un mostro in questa pista rispetto a tutti gli altri. Man mano che vanno avanti sta abbassando anche i propri best personali. Adesso il suo miglior best è stato di tutta la gara di 20 e di 19,9, scusate, fatto registrare proprio in questo giro, dove ha recuperato la bellezza di 2 secondi su Borghesani. Quindi non so come abbia fatto David ad avere questo passo. David letteralmente mostruoso stasera, mancano ancora 11 giri, ma sta facendo una gara di sostanza, potremmo dire, e adesso è incollato alla vettura di Borghesani. Vedremo se gli lascia la strada come Lucchini o se la difenderà fino alla morte questa quinta posizione, che comunque sarebbe un ottimo risultato in campionato. Vediamo se Borghesani riesce a difendersi. Adesso David è in scia, i due sono distaccati da soli 2 decimi, come potete vedere in sovraimpressione. C'è un doppiato davanti a loro, sicuramente non faciliterà il sorpasso. Si fa vedere agli esterni, il doppiato gli obbliga a fare una traiettoria non ottimale. Si potrebbe anche avvicinare Toma, anche se è un po' distante dopo questo duello, quindi devono stare molto attenti. Vediamo che sono al limite entrambi i piloti, sembra un pochino più, diciamo, sia a suo agio. David che va in controsterzo, va sul cordolo, ma per fortuna non riesce a mantenere il controllo della vettura e quindi non ha combinato un patatac. Andiamo a rivedere adesso sui cordolo, è riuscito a fare un controllo bestiale in controsterzo, è riuscito a mantenere in pista la propria vettura e adesso è di nuovo sempre in sesta posizione, ma deve un po' ricucire questo distacco su Borghesani, e comunque non si deve far recuperare da Toma, che è ormai alle sue spalle. Tanto più avanti tutto è congelato, sempre in prima posizione Barabba, che sta anche spingendo oltre ogni limite. In seconda Mirko Fortuna, che dopo tanti giri è riuscito a recuperare ben 5 decimi su Barabba. Intanto vediamo che Consolaro sta già riprovando il sorpasso su Borghesani. Non deve commettere l'errore di prima, non può essere così impulsivo e non può buttare via una gara fatta veramente in maniera incredibile. Vediamo se non sprecherà tutto ciò che ha fatto. Si fa vedere all'interno, la curva è bene, si troverà sicuramente in traiettoria esterna. Vediamo in scia, si fa vedere all'esterno, vediamo se riuscirà a fare una staccata da paura. E con un'incredibile traiettoria in crocio, David Consolaro riesce a strappare la quinta posizione di Borghesani, e adesso Borghesani si dovrà difendere probabilmente da un attacco di Toma, anche se non si è dato per vinto. Adesso si sta facendo vedere all'interno su David, sfruttando la sua scia. I due vanno a contatto ruota a ruota, c'è un incrocio di traiettoria tra i due, ma David riesce a mantenere la quinta posizione. Vediamo se Borghesani si rifarà sotto in una prossima possibile staccata. Sono sempre lì i due, molto vicini, stanno dando spettacolo, però purtroppo adesso sembra aver perso eccessivo terreno Borghesani su Consolaro, mentre si sta forse riavvicinando leggermente Toma, che è attualmente in settima posizione. In prima posizione, ricordiamo ancora una volta, è sempre Barabba, seguito da Mirko Fortuna. Mirko non riesce ad operare sul leader della gara, i due sono staccati adesso da 6 secondi.
In terza posizione invece troviamo Lorenzo Arisi, seguito da Luca Racali, David Consolaro, poi troviamo Toma, Borghesani, Mariani, Lucchini, Magri, Baccino, Taomello in dodicesima posizione, poi troviamo Elio in tredicesima posizione che va a chiudere il gruppo. Ci sono da segnalare comunque due ritiri, quelli di Mimmo Bettinelli e di Bastinasi. Purtroppo non ci sono attualmente duelli da segnalare in pista, e quindi andiamo a seguire forse l'onboard del pilota più spettacolare al momento per qualche giro, che è quella di Lorenzo Arisi, attualmente in terza posizione. Siamo a 5 giri dal termine della gara, intanto Thomas si sta rifacendo sotto su David Consolaro per la quinta posizione attualmente di David. Negli ultimi giri sta riuscendo a ritrovare un buon passo Thomas, seguendo forse anche Consolaro. Abbiamo visto anche adesso un errore di David. Deve comunque riuscire a mantenere questo suo passo gara, che si è dimostrato incredibile dalla seconda metà gara in poi, e vediamo adesso che purtroppo si deve difendere dagli attacchi di Toma, che si sta facendo sempre più insidioso. Adesso ormai sui tubi di scale si fa vedere all'esterno, nella curva forse più insidiosa di tutto il tracciato, si fa vedere all'esterno, non riesce minimamente a impensierirlo, ma adesso può sfruttare su questo lungo rettilineo, comunque su queste lunghe curve veloci, la sua scia, anche se sembra avere un pochino più di difficoltà nel controllo della vettura durante questi avvallamenti. Mantiene traiettorie un pochino più interne, sembra avere difficoltà nel mantenere il contatto con David, almeno nella parte più veloce del tracciato, mentre in quella più guidata, in quella più lenta, senz'altro il primo settore sembra guadagnare notevole margine. Intanto abbiamo visto un errore in uscita dell'ultima curva di Toma, e quindi probabilmente non riuscirà a inserire la quinta posizione di David. Mancano 4 giri al termine della gara,
sempre in prima posizione Barabba, poco inquadrato perché per via dei pochi duelli, dell'assenza di duelli almeno nella sua gara, ma che andiamo a inquadrare adesso, deve effettuare un doppiaggio su Borghesani se non sbaglio, andiamo a seguire un attimo la soundboard, gara impeccabile la sua, come quella di Mirko Fortuna, che però ha dimostrato avere un passo leggermente più lento. Mirko, ricordiamo, in seconda posizione, seguito da Lorenzo Arisi, che si è letteralmente bruciato la possibilità di vincere questa gara, perché è senz'altro si è dimostrato più veloce in pista come passo gara per tutta la percorrenza di questa gara, ma ha fatto un errore, un grave errore nella prima parte di gara, che lo ha costretto a fare un'incredibile rimonta dalle ultime posizioni fino ad aggiungere la terza. In quarta posizione abbiamo Luca Racali, in quinta ricordiamo ancora una volta David Consolare, anche lui autore di un'incredibile gara, in sesta Toma, in settima Borghesani, in ottava Mauro Mariani, in nona Alessandro Maghi, seguito da Lucchini e Tomaello e Elio e Baccino, che chiudono il gruppo. Elio è riuscito a superare Baccino per via di alcuni suoi errori e si è portato in dodicesima posizione. Purtroppo non ci sono duelli in pista, ormai la gara si è conclusa, mancano due giri al termine, anzi si può dire ne manca solo uno. Stiamo sempre inquadrando la vettura di Barabba in prima posizione. Gara incredibile da parte sua, intanto da segnalare che Mirko Fortuna ha perso 5 secondi su Lorenzo Arisi, ma i due sono distaccati adesso da 15 secondi, quindi a meno che non commetta gravissimi errori non potrà nemmeno minimamente impensierirlo, e sicuramente non ci saranno problemi per Mirko nel portare a casa la seconda posizione, il secondo gradino del podio. Anche Toma ormai ha gettato la spugna sul Consolare, ormai dopo svariati errori il loro distacco aumentato fino ai 13 secondi, mentre ormai stiamo sempre inquadrando la vettura di Borghesani, manca un giro, no scusate, di Barabba, manca ormai un giro al termine della gara. Ringrazio anche i ben 25 telespettatori che ci stanno seguendo stasera, cerchiamo di inquadrare su una telecamera un pochino suggestiva, non è molto facile. Andiamo qua dal posteriore della vettura di Barabba, siamo sulle ultime curve del tracciato, nel terzo e ultimo settore, questa è l'ultima curva del tracciato, bisogna uscire molto veloci, tranne in questa altra l'ha fatta chiaramente molto lentamente, bisognerebbe uscire molto veloci, ma per lui non ci sono problemi perché Barabba va a conquistare la prima posizione di questa gara. Ci spostiamo invece per vedere l'arrivo di Mirko Fortuna, in terza posizione adesso sta arrivando anche Lorenzo Arisi sul traguardo, è arrivato anche Lorenzo Arisi, sta arrivando anche Luca Racali in quarta posizione, in quinta proprio mancano le ultime curve, sempre molto difficile per lui
Sta arrivando David Consolaro, autore di un'ottima gara di rimonta, seguito da Toma. Via via tutti gli altri, ricordiamo, sono Borghesani, Magri, Lucchini, Mariani che si è ritirato proprio nell'ultimo giro, e Tomaello, Elio e Baccino. Quindi vedete come Consolaro contento festeggia. Comunque gara incredibile di rimonta da parte di Consolaro e di Lorenzo Arisi, hanno concluso rispettivamente in quinta e terza posizione. Lorenzo Arisi avrebbe sicuramente meritato la vittoria, almeno sulla carta, di questo gran premio, però si è bruciato il tutto per via di una una partenza con un gravissimo errore che l'ha costretta a rimontare dalle ultimissime posizioni. E poi sicuramente da segnalare il podio, che è quello formato da Barabba, che ha vinto in maniera magistrale la gara, seguito da Mirko Fortuna e appunto sempre Lorenzo Arisi. Quindi buon piazzamento per Toma, che riesce a guadagnare qualche punto certamente su Abrami e su Elio, che diretti rivali almeno per il campionato. Dovremmo sicuramente inserire nella lista del campionato anche Barabba, che nella prima gara la sua prima gara in campionato ha ben figurato certamente, come Arisi, che anch'esso la prima gara del campionato, ma sicuramente ha dimostrato di avere la possibilità di ben figurare per tutto il resto del campionato. Chiudiamo quindi la telecrona anche per stasera. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito nonostante non si fosse nemmeno ipotizzata la telecronaca di questo evento, e ci vediamo il 9 gennaio per la telecronaca del Gran Premio di Silverstone della Formula 1. Buonanotte a tutti.